perché voi, mi raccomando, il nostro amico Daniele. Ciao Daniele. Ciao Daniele, chiede a Violetta: è nata o è nata? È nata una collaborazione con Nada. Incredibile, applauso per questa cosa qui, eccezionale, veramente. Eccezionale. Nada, Nada. Ricordiamo il numero WhatsApp. Ricordiamo il numero WhatsApp: 320-69-22565. Mi raccomando, neanche nelle televendite lo dicono così piano. Poi, come lo dice Fabrizio, non lo dice nessuno. È unico nel suo genere. Andiamo a vedere il prossimo brano che andiamo ad ascoltare. Loro sono Il Muro del Canto. Il Muro del Canto è una band principalmente romana. Nel loro stile confluiscono da un lato le tradizioni popolari, appunto quelle romane, e dall'altro contaminazioni rock e dark. E le tematiche che andiamo a ascoltare nei loro testi sono principalmente sull'amore, sulla morte e anche sull'anticlericalismo. L'interprete di questo gruppo, cioè il cantante, è Daniele Coccia. Quello che andiamo a ascoltare è un bellissimo brano, a mio parere. Non so se è al parere del musicante, lui è il musicante per eccezione. Lo ritieni un ottimo brano, musicante? No, ma sono anche loro, cioè sono loro un ottimo gruppo, cioè, un'ottima band. Ok, soprattutto ascoltarli dal vivo ti fomenta. Sono bellissimi. C'è anche Giancane insieme a loro. Il nostro Giancarlo, che presto verrà nei nostri studi. Ci ho parlato l'altro giorno al concerto. Quindi è uno scoop eccezionale. Abbiamo fatto anche la foto. Andate a vederla. Attenzione ragazzi, stiamo dando uno scoop. Giancane presto qui. Presto sarà qui, ragazzi, con noi. Stiamo facendo la storia, ragazzi. Vado Roma Futura. È il connubio storico 2.0 questo. Tra l'altro il 21 aprile al laghetto dell'Eur potete sentire Giancane, il 22 invece Il Muro del Canto. Quella che andiamo a ascoltare adesso è tratta dall'album Fiore di Niente, album del 2016, l'ultimo. E il brano, il testo si chiama Ciao Core. Quel poveraccio conta con le dita, il medico e le tasse da pagà, ma il conto non gli torna su sta vita, se non ne può godere che campa fa. 20 anni fa lui prometteva bene, vedrai che belle cose che farà, qualcosa è nato storto. La verità è una cosa che fa male, chi venne fumo strilla libertà. Si è accorto che la padre è una galera, che l'uomo è buono solo a te predà. Ci si addormenta in qualche porta spera, qualcosa prima o poi lo smentirà.
Ed eccoci rientrati in questa puntata speciale di Brothers in Rock Fit Sounds Good Italia. Continuiamo la nostra avventura nel rock italiano con un pezzo dei cazzo. Dopo affanculo adesso continuiamo. Non è una perdonateci. Parolaccia. Non è una parolaccia. No, assolutamente. È una band romana capitanata da Matteo Gabbianelli, che è la voce, e che in questo brano che andremo ad ascoltare sentirete nel refrain, nel ritornello. Questa canzone si intitola Aiutatemi ed era inserita nel primo album, nel primo EP della band, che si chiamava Aiutatemi, quindi era omonima del pezzo, che è proprio una richiesta che fa il musicante: aiutatemi. Sì, esatto, aiutatemi a sconfiggere la dislessia che oggi mi sta colpendo molto massicciamente. Questo pezzo invece è rifatto, quindi è una nuova versione di Aiutatemi fatta con degli amici. Questi amici sono altri cantanti e sono Fabrizio Moro, Pierluigi Ferrantini, Pier Cortese e Adriano Bono. Quindi ci ascoltiamo che il pezzo. Bono. Che Adriano Bono è Bono. Che è Bono. Ok, Violetta ha detto che Adriano Bono è Bono. Mettiamo a verbale. Okay. Andatevi a lamentare con Violetta Marchionne. Lamentatevi al numero 320-69-22-565 con Violetta. Ciao. Quindi da Decadendo, che è l'album, ci ascoltiamo Aiutatemi dei Cazzi e un po' d'amici. Finisco continuamente a fare cose che non voglio. Se le faccio solamente per riempirmi il po' da voglia. Aiutatemi, vi ringrazierò. Trovo sempre mille scuse e non muove manco un dito. E poi vomito accuse da trentenne fallito. Se la vita è un percorso, la mia è un vicolo cieco. Un inutile discorso in un deserto senza eco. Ascoltatemi, io vi ascolterò. Se non fossi un caga sotto, sparirei in un momento. Con un solo grande fatto contro un muro di cemento. E questo finale che ci fa un po' ridere è stupendo. Eri di cazzo e gli abbiamo rotto il bip. E... puntata un po' avvietata ai minori di 18 anni, però andiamo avanti. Intanto arrivano altri messaggi da uno sconosciuto questa volta, che ci scrive: dai Muro, dai Giancane. Vabbè, poi dice che fa ridere come dico rock, perché come lo dico rock. Perché dici tutto rock. E poi ancora Daniele ci scrive: Bupe Violetta che ride sempre. Sì, però perché sono una persona solare, poi qui ci stiamo divertendo, perché non ridere? Infatti. Beh, che faccio, piango? Va bene, adesso in poi sarò triste, ma già meglio. A proposito di tristezza, no, sto scherzando, assolutamente no, non voglio dire questo. Ormai l'hai detto, Violetta. Diciamo, ormai non posso rimangiare le parole che ho detto. Però torniamo, diciamo, nel passato, negli anni 70, nel 1971, quando viene pubblicato un singolo di un gruppo, diciamo, della
premiata Forneria Marconi, scusate, di PFM, l'acronimo di PFM, che è un genere, diciamo, solca nel genere rock progressive. E nel 71 appunto esce uno dei, diciamo, dei singoli che ha maggiormente influenzato anche gli artisti dopo, perché comunque è un loro grande cavallo di battaglia, che è Impressione di Settembre, che riprende in realtà un testo scritto da Mogol. Pochi sanno che questo è un testo scritto da Mogol e ha sia spunti appunto progressive, sia diciamo l'impiego del Moog, che è uno strumento che era da poco, diciamo, stato introdotto in Italia e che loro furono i primi ad usare appunto in un loro brano, che uscì l'anno successivo però in una versione diversa nell'album Storia di un Minuto. Noi adesso andiamo a ascoltare la versione del singolo che uscì nel 1971. Volevamo dedicarla a qualcuno, musicante? Chi vogliamo dedicarla? A Federico il Pampa. Federico il Pampa. Sì, è il padre, perché ce l'aveva chiesto. Che ce l'aveva chiesto. È vero, sì. Quindi sappiamo che... Sì. Impressioni di settembre. E rido. Come sempre sarai.